Thank you.
Grazie di essere qui in questa
oasi spirituale nel cuore di Torino. Abbiamo un'ambasciata dell'altro mondo. Si chiedono dove siete stati stasera. Sono stato all'altro mondo. Questo è veramente un altro mondo. Appena si sale le scale, già si sente che si cambia dimensione, come entrare in un altro tempo-spazio. Questo mondo, questo luogo è stato trovato, è stato affittato, è stato preso, è stato allestito non per un desiderio egoistico personale, per far contento qualcuno, un essere umano, per gratificare il suo prestigio, il suo ego. Oggi le persone quando prendono qualcosa in mano lo vogliono far fruttare, fanno anche delle cose molto belle, ma il motivo è nutrire questo nostro ego, questo nostro orgoglio che è stata la causa della nostra venuta in questo mondo, della nostra caduta in questo mondo. Per cui questo, quando un posto invece viene fatto con un'altra coscienza, con la coscienza di servire, di soddisfare il Supremo, tutto diventa spirituale. Anche i muri, lo stesso cemento, lo stesso intonaco, ma nel momento che sono al servizio del Supremo, dolce Signore, diventano spirituali anche loro. Quindi la differenza fra materia e spirito è l'utilizzo che ne facciamo. Quando una cosa la usiamo per noi stessi, in modo così egoista e egocentrico, non ci soddisfa mai, no? Per quanto possiamo accumulare, non siamo mai soddisfatti. Invece quando facciamo anche un piccolo passo, l'1%, a volte basta l'intenzione, il desiderio di fare qualcosa per il Supremo e siamo già tecnicamente salvi. Abbiamo già intrapreso il viaggio verso la vera casa, la vera dimensione, che è il mondo spirituale, il mondo dell'amore puro, della gioia pura, della conoscenza pura. Allora oggi sentiamo le parole del Supremo. Krishna è considerato l'aspetto più confidenziale del Supremo. Tutte le religioni parlano di un essere supremo, di un padre originale, di un padre celeste. Qui è il padre che parla di se stesso, quindi abbiamo delle informazioni direttamente dalla fonte e siamo arrivati al verso 36 del capitolo decimo, Le glorie dell'assoluto. Ho anche un paio di occhiali da qualche parte. Ecco, prima di iniziare volevo ringraziare anche Prabhudas, il gruppo del Centro Hare Krishna di Torino, dell'invito di avermi permesso di offrirvi questa piccola lezione, condivisione di canto e di saggezza spirituale. Appunto, stiamo leggendo dal decimo capitolo della Bhagavad Gita, intitolato Le glorie dell'assoluto, il verso 36. C'è anche scritto oppure? Ok. Leggo io il sanscrito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dyutam Shalayatamasmi Tejas Tejasvinamaham Jayosmi Vyavasayosmi Sattvam Sattvavatam Aham. Traduzione. Anzi, leggiamo anche molto in sanscrito così familiarizziamo col verso. Dyutam, il gioco d'azzardo. Shalayatam, di tutti gli imbrogli. Asmi, io sono, Tejaha, splendido, Tejasvinam, di tutto ciò che risplende. Aham, io sono, Jaya, la vittoria. Asmi, io sono, Vyavasaya, l'avventura. Asmi, io sono, Sattvam, la forza, Sattvavatam, di tutti i forti, Aham, io sono. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Fra le truffe sono il gioco d'azzardo. E sono il fulgore di tutto ciò che risplende. Sono la vittoria, l'avventura e la forza del forte. Spiegazione. Sono tanti i truffatori dell'universo, nell'universo. Il più grande imbroglio immaginabile è il gioco d'azzardo. Perciò rappresenta Krishna. Poiché Krishna è l'essere supremo, può essere anche il più furbo. Se Krishna vuole ingannare, se Krishna vuole ingannare qualcuno, lo farà meglio di tutti. La sua grandezza non è limitata a un aspetto soltanto. Krishna è supremo in tutto. Vittoria dei vittoriosi, splendore dello splendido, Krishna è anche il più dinamico tra gli industriali intraprendenti, il più intrepido tra gli avventurieri e il più forte tra i forti. Quando era presente sulla terra, nessuno poteva superarlo in forza. Giovanissimo, egli sollevò la collina Govardhan. Nessuno può superarlo dunque né in furbizia, né in splendore, in vittoria, iniziativa o forza. Ripetiamo il verso insieme. Fra le truffe sono il gioco d'azzardo e sono il fulgore di tutto ciò che risplende. Sono la vittoria, l'avventura e la forza del forte. Omagyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Un po' di anni fa diversi rappresentanti religiosi si sono riuniti per stabilire, definire chi è Dio, come vedevano Dio secondo la loro tradizione. E ognuno ha detto delle cose molto belle. E mi sembra la tradizione ebraica, o disse, Dio è quella cosa che per quanto ti allontani rimane sempre la più grande. Sappiamo che una cosa grande in questo mondo, le Alpi, le montagne, l'Himalaya, una cosa molto che può sembrare enorme da vicino. Ma se ci allontaniamo di qualche chilometro, basta prendere un aereo e già diventa piccolissima, si ridimensiona subito. E quindi invece è bella questa definizione, no? Dio è quella cosa che per quanto lontano vai, rimane sempre grandissimo, il più grande. E il nostro rappresentante disse, che era Tamal Krishna Maharaj, e disse una cosa per noi magari ancora più bella, disse, Dio è quella cosa che per quanto ti allontani
rimane sempre la più grande, mantenendo la sua statura media. Quindi lui non ha bisogno di ingigantirsi, di espandersi per essere più grande. Può restare della dimensione che preferisce, della statura che preferisce, questo pastorello celeste che suona il flauto in mezzo alle sue mucche, in mezzo ai suoi amici, ed essere il più grande di tutti. Quindi questo è il potere unico del Signore, che non ha bisogno, non è soggetto alle leggi della fisica, della chimica, alle leggi del cosmo. Dio è Lui che fa le leggi e quindi le può cambiare come gli pare. Quando le persone sono incredule, ma come? Krishna, quando era bambino, ha sollevato una collina, l'ha tenuta per una settimana sul suo dito mignolo. Mitologia, sono tutte leggende, sì, per i devoti, per le persone più sentimentali, così possono prendere più fede, più convinzione nel loro credo, nella loro tradizione. Ma in realtà, se pensiamo che col suo potere, ma neanche diretto, indiretto, attraverso i suoi amministratori delegati, il Signore mantiene immensi universi e infiniti universi. Una collina è veramente una sciocchezza, no? Se noi alziamo un frutto e lo teniamo in mano anche sul dito mignolo, nessuno si meraviglia. Quindi per Dio l'impossibile non è possibile, l'impossibile non esiste. Una volta fecero questa domanda a Srila Prabhupada, al nostro fondatore. Una domanda che sembrava un po' provocatoria, un po' trabocchetto. E gli hanno detto, Dio può fare qualsiasi cosa, no? Krishna, voi dite che Krishna può fare qualsiasi cosa? Prabhupada disse sì. Allora questa persona disse, allora se può fare qualsiasi cosa, può creare una montagna così pesante che non riesce neanche lui ad alzarla. Allora ci fu un momento, e Prabhupada, senza scomporsi, disse, sì, la crea, ma dopo un attimo la solleva. Quindi Dio può creare qualcosa che apparentemente è al di là del suo potere, ma rimane sempre nel suo potere. E per noi sembrano cose impossibili, ma per Dio, appunto, che è l'origine di tutto, colui che mantiene e colui che riassorbe tutto in se stesso, non c'è nessun problema. E qui, in questo capitolo, che si intitola Le glorie dell'assoluto, l'assoluto spiega le sue glorie. Se siamo un po' miopi, che non riusciamo a vederlo, o a capirlo, allora dice, mi puoi vedere anche nelle cose a cui tu sei più attaccato, no? La vittoria, l'avventura, la forza. Noi vediamo quante persone vanno a vedere gli incontri di pugilato, come si chiama, il catch, wrestling, quando vedi due colossi che si affrontano, si fanno tutte le mosse, fanno tanta scena, no? Però siamo attratti dalla forza, no? Da queste. E la vittoria, no? Quando qualcuno vince, che sia una partita di calcio, che sia una partita a carte, uno quando vince si sente inebriato da questa vittoria. E Cristo dice, io sono la vittoria, io sono la forza. E l'avventura, tutti cercano l'avventura.
La vita è un'avventura, molti dicono i libri d'avventura. Tutti cercano qualcosa che di avvincente, di avventuroso, no? Anche nelle relazioni sentimentali, no? L'avventura. Ma in realtà Krishna dice: io sono l'avventura, la vera avventura. Tutte le avventure di questo mondo sono una presa in giro di se stessi e degli altri. Oppure una sfida verso la natura, no? E ci si imbarca a volte in queste avventure. C'è proprio un amico dei nostri confratelli, che proprio, era proprio qua di Torino, proprio qui della Val di Susa, insomma, di questi posti, e lui faceva il free climbing. Sapete cosa vuol dire free climbing? Scalare una montagna senza corde. Molto avventuroso. L'adrenalina ti va al massimo lì. Quando sei attaccato a centinaia di metri di altezza, è solo le tue dita che ti tengono. È la tua volontà, la tua forza, il tuo training. E lì l'adrenalina va al massimo. Il problema è che quando l'adrenalina va al massimo, quando diventiamo intossicati da questo tipo di emozioni forti, di questi sport estremi, queste avventure estreme, possiamo classificarle anche nel gioco d'azzardo, scommettere la nostra vita, mettere in gioco la nostra vita, l'intelligenza non ci accompagna, il buon senso purtroppo si perde. E appunto sto ragazzo è andato su con un amico, gli hanno detto: guarda che stanotte ha gelato, quindi è pericoloso farla con le corde, figurati senza, però non ha ascoltato e è volato giù, 29 anni, spappolato. Quindi le avventure di questo mondo, gli azzardi di questo mondo finiscono sempre male, sono sempre disastrosi. Invece possiamo goderci la più bella avventura, proprio è questa, la coscienza di Krishna. E non ti annoi mai. Ci sono sempre un sacco di emozioni, anche di sfide, no? Di sfide, no? Ogni giorno una sfida con noi stessi. Vediamo se riesco a impegnare la mia mente nella pratica spirituale, no? Cantare il mantra di Krishna, a seguire questo stile di vita, possiamo dire questa disciplina che mi libera da tutti i miei nemici interni ed esterni. Sappiamo che la vera lotta non è tanto con le difficoltà esterne, c'è l'inquinamento, ci sono le tasse da pagare, ci sono i politici che fanno il loro business, eccetera, eccetera, eccetera. Sono milioni, migliaia di cose ma i veri nemici sono dentro di noi, no? Sono quei desideri che ci trattengono in questa prigione, che questo corpo non è altro che una prigione sofisticata, una prigione materiale. Ci hanno dato anche il computer per divertirci un po', anche la mente, no? Così non ci annoiamo in questa prigione, ma in realtà questo corpo vuol dire nascere, stare più o meno bene per qualche anno, poi ammalarsi, invecchiare e morire, se non capita prima che ci buttiamo giù, che cadiamo da qualche montagna. Quindi alla fine è una prigione che però ha anche dei suoi vantaggi, nel senso che questo corpo materiale ci permette di porci delle domande, di metterci alla ricerca, cercare di capire, di trovare il senso di questa vita. Il senso di questa vita c'è. C'è e sappiamo tutti, è solo che dobbiamo avere questa
sincerità o questo coraggio di cercarlo e di non scoraggiarci se non lo troviamo subito. Ma i Veda dicono Atato Brahma Jighyasa. In tre parole dicono qual è il senso della vita. Atato vuol dire ora. Ora che abbiamo una forma di vita umana, una forma di vita cosciente, consapevole, intelligente, se la usiamo bene l'intelligenza, eccetera. Brahma vuol dire la verità, lo spirito, la realtà, possiamo chiamarla in tanti, tanti modi, Brahma. Jighyasa, dobbiamo interrogarci, porci domande sulla verità, sulla realtà. E se facciamo questo, la vita è veramente un successo, è veramente una vittoria. Se non lo facciamo e viviamo solo a un livello istintivo, sensoriale, mentale, sprechiamo veramente un'opportunità incredibile. E per fortuna, appunto, Krishna viene di persona. O manda i suoi incaricati, i suoi figli o rappresentanti di fiducia per ricordarci questo, ricordarci che di come fare un buon uso di questa vita. E possiamo dire che in questo momento storico mondiale siamo veramente in una posizione infinitamente favorevole, infinitamente propizia. A parte essere entrati in contatto con Krishna, l'aspetto così dolce, confidenziale, amorevole del Signore. Poi siamo collegati a tutta questa catena di maestri, sì, insegnanti spirituali che sono acharya, sono insegnanti che non sono bravi solo a parlare, ma sono persone che hanno dimostrato col loro esempio, con la loro vita, questa verità. E 500 anni fa Chaitanya Mahaprabhu, quello che vedete al centro del quadro, è disceso, che è Krishna stesso, è disceso come avatar adorato, un avatar che aveva dorato perché ci ha dato l'opportunità più bella, di sviluppare questo amore divino per il Signore. Quindi Krishna è sceso di persona per darci l'esempio di come dovremmo innamorarci di Dio, di come dovremmo sentire sempre il nostro cuore emozionarsi, battere, non per i nostri desideri, le nostre illusioni, tutte queste cose che ormai sono trite e ritrite, sono sempre la stessa minestra, ma imparare a innamorarci, emozionarci, affidarci a Krishna. Quindi Chaitanya Mahaprabhu è venuto proprio di persona a portarci questa inondazione di amore divino. E anche se sono passati 500 anni, vediamo che impercettibilmente questa nuova era, questa era dell'oro, questa era di spiritualità, sta mettendo radici anche in questo contesto mondiale veramente disperato, in cui stiamo distruggendo il pianeta a una velocità che non si è mai vista prima. Si estinguono specie di vita a decina, centinaia, che non si rivedranno mai più. E proprio nel momento più buio, Prabhupada dice, questo movimento potrà dare luce, potrà dare questa direzione
direttiva all'umanità sviata, un'umanità che non è cattiva l'umanità, ma è talmente sviata, confusa e manipolata da quelli che vogliono approfittare della situazione, che ne fa una dietro l'altra. Non si capisce più cos'è che conta veramente nella vita. La cosa più preziosa che abbiamo nella vita qual è? Secondo voi? Sì? Qualche altra cosa? Esatto. Se siamo vivi possiamo condividere, possiamo fare tutto. Quindi la vita è la cosa più preziosa che abbiamo. E Cristo dice, io sono la vita in tutto ciò che vive, in un altro verso, in cui per chi proprio non riesce a capire cosa dice, io sono il sapore dell'acqua. Tutti i giorni beviamo l'acqua, più o meno. Quindi se ricordiamo che quel sapore di quell'acqua che ci disseta, è Krishna, ogni volta che beviamo ci avviciniamo a Krishna. E sono il calore del fuoco. Quando fa freddo e ci attacchiamo a un termosifone o una stufetta o a questo pavimento che è così, così confortevole, così. E ricordiamo il calore che viene da Krishna, è Krishna. Così via, il profumo della terra, il vento purificatore, e tutto quello che ci circonda non l'abbiamo fatto noi. O meglio, l'abbiamo un po' manipolato, abbiamo messo insieme un po' di terra, acqua, abbiamo fatto i mattoni per fare questi calcestruzzi, per fare questi edifici, ma l'uomo non crea nulla, in realtà manipola solo quello che già esiste. Tutte le risorse sono fornite del supremo fornitore che appunto è Krishna. Ma se ci ricordiamo di lui e cerchiamo di usare queste risorse al suo servizio, lui non è così egoista, Krishna, non ha bisogno del nostro. Però è il gesto quello che conta, l'intenzione, la coscienza. Se Krishna vede che vogliamo essere coscienti di lui, vogliamo ristabilire questo rapporto eterno con lui, allora ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, anzi, ci dà molto di più. Questo è un esempio pratico, visto che oggi siamo molto pragmatici, vogliamo dire. Un gruppo di giovani che non hanno un lavoro, non hanno un'entrata, uno stipendio a fine mese. E però devono mangiare, dormire anche loro, hanno anche loro un corpo da mantenere. Che si possono permettere un posto così grande e possono allestirlo così bene e mantenerlo e metterlo a disposizione di tutti quelli che vogliono venire e tutti possono ricevere dei doni impareggiabili. Questi libri soprattutto, questi libri sono il dono più prezioso, perché la nostra mente dimentica, no? Possiamo sentire delle cose bellissime che ci fanno commuovere, ci fanno entusiasmare, ma dopo un'ora, due, un giorno, due ci dimentichiamo. Invece i libri sono sempre lì, che se li leggiamo, cerchiamo di comprendere queste verità. Siamo sempre protetti, anche nei momenti più difficili. Quindi eppure loro semplicemente da zero o da poco hanno investito le loro energie al servizio di Krishna per creare qualcosa per le anime di Torino, le anime del Piemonte. E questo loro desiderio è stato ricompensato inaspettatamente.
quando erano in un altro posto qua vicino, ogni volta che si mettevano a cantare c'era qualcuno che chiamava i vigili o che si lamentava o gli urlava dalla finestra. E Krishna ha detto, vabbè, questo qua vi do un posto più tranquillo, potete fare quello che volete. Anzi, potete. Quindi vedete come veramente Krishna non sia solo una filosofia, una religione, ma sia veramente l'amico più benevolo e il proprietario di tutto, il controllore supremo e anche il nostro benefattore, il più grande benefattore. Ok, se c'è ancora una decina di minuti, se vogliamo, volete discutere qualche punto che abbiamo letto o detto. Perché non è egoista. Proprio questo, che lui vuole condividere il suo amore con noi, vuole farci felici. Siamo sue parti, alla fine noi, che ci piaccia o che ci crediamo o non ci crediamo, siamo eternamente sue parti. E lui vuole vedere le sue parti felici, come noi vogliamo vedere che il nostro corpo sta bene, che tutte le parti del nostro corpo siano sane, che non soffrano. Così anche Krishna vuole che tutti i suoi figli o creature o fra parti di sé siano felici, però vuole che sia una scelta cosciente, consapevole. Quindi che non siamo costretti a stare con lui perché lui è più grande, più forte, più questo, più quell'altro. Vuole che sia una scelta personale, individuale. E quando noi scegliamo lui o decidiamo di riunirci a lui, di ritornare a lui, allora lui può aiutarci. Ci aiuta lo stesso perché ci dà tutte le utenze di questa vita, aria, acqua, luce del sole, eccetera, sono sempre fornite da lui. Però ecco, perché lui, se lui è soddisfatto in se stesso, perché ha bisogno di noi? È perché l'amore è così, l'amore non ha, non, L'amore vero ama tutto e tutti. Quindi Krishna vuole amare tutto e tutti, pur rispettando la privacy di ognuno. Quindi, perché l'amore è libertà, è una libera scelta di amare. Se si ama per paura o per convenienza non è più amore, diventa qualcos'altro. E siccome lui è supremamente felice, vuole condividere questa gioia, siccome lui è il supremo amante, vuole condividere questo amore con tutti gli esseri, gli infiniti esseri che sono parti sue. E allo stesso tempo, se vede che qualcuno non lo vuole amare, gli crea questo mondo, questo videogame cosmico, questa Matrix, dove noi entriamo e possiamo fare tutti i nostri programmi, possiamo fare tutti i nostri sogni, viaggi. Però dice, ti creo questo mondo, ma non ti preoccupare, non sarai per sempre lontano da me, perché ci metto due elementi, il karma, quindi questa legge di causa-effetto, per cui tu potrai imparare. Da
da questa esperienza di vita, da questo videogame attraverso il karma, impariamo a come agire, come... E poi, e ti do anche la reincarnazione, in cui tu potrai vita dopo vita fare certe esperienze, soddisfare certi desideri, ma potrai anche dirigerti verso di me e chiudere questo ciclo di nascite e morti. Quindi l'amore di Dio è la risposta. Ogni altra domanda è superflua. L'amore di Dio spiega tutto. Se capiamo chi è Dio, che se accettiamo che c'è un Dio, e anche le cose più tremende qui, che a volte il mondo materiale può sembrare veramente un film dell'orrore, succedono delle cose che sono spaventose, sono terrificanti per la loro crudeltà, per la sofferenza che infliggono, che gli esseri umani infliggono o subiscono. Anche questo in realtà è un videogame. L'anima non è toccata, che sia torturata, che sia esaltata, sia... l'anima non è toccata da qui, quello che avviene a questo involucro corporeo, questo involucro di materia, no? È solo uno strumento con cui dobbiamo fare delle esperienze e comprendere delle verità. C'è una domanda mia, non so se ti ho risposto un pochino, ma... Un commento di Pranava. Ci sono intanto saluti, Caterina, Cristina, Pranavallava. Grazie. Dice Pranavallava: Hare Krishna, se uno vince, purtroppo un altro perde. Pertanto non combattiamo, ma condividiamo sempre con tolleranza e umiltà. Un abbraccio verticale dallo scrittore giullare di Krishna, dalla sua terra amata Vrindavana, dove i suoi passatempi o avventure si percepiscono in ogni luogo. Arrivederci. Grazie Pranavallabha. In effetti, se si serve il Signore, se ci si impegna nella bhakti, anche se perdiamo, anche se possiamo perdere qualche battaglia, siamo vincitori. Krishna vede anche le nostre sconfitte, i nostri fallimenti. Se li abbiamo fatti per Lui, sono le più grandi vittorie. Perché Krishna non si dimentica, ecco, mentre noi dimentichiamo tutto, soprattutto quando lasciamo questo corpo, c'è un azzeramento di... Chi si ricorda chi eravamo prima di questa vita? Sono rarissime le persone. Invece Krishna ricorda tutto e tutti. Questa è un'altra sua caratteristica, la sua memoria infinita, la sua coscienza infinita. E quindi anche se noi possiamo fallire o sbagliare, servendo Krishna, per Krishna è una vittoria. È come un bambino che cerca di camminare e cade pesantemente al suolo, piange, ma i genitori, il padre ha visto, esatto, ha visto il suo sforzo. Quindi quando Krishna vede che noi lo sforzo di servirlo, di soddisfarlo, di conoscerlo, e soprattutto quando vede che noi cerchiamo di servire e soddisfare e capire i suoi maestri, i suoi rappresentanti, i suoi figli prediletti, in questo caso Srila Prabhupada, che è uno di questi inviati speciali
del mondo spirituale, lui è particolarmente riconoscente. Ci sono delle storie che hanno veramente dell'incredibile di devoti, devote, che anche dopo pochi anni di servizio, pochi anni di impegno, di predica, di, anche facendo servizi molto umili, si sono trovati benedetti, presi quasi per mano da Srila Prabhupada, e nel momento della morte, nel momento di una malattia molto, molto grave. Ma soprattutto sappiamo che al di là di quello che succede al corpo, è quello che succede all'anima che conta. Quindi Prabhupada ha detto, anche se voi non ce la fate a purificarvi completamente, a sviluppare un amore puro per il Signore, basta che fate il mio nome. Sapete, quando arrivate davanti, se conoscete il proprietario di un'azienda o il presidente di uno Stato, il capo di un governo, e se avete questo rapporto, voi vi presentate e dice, sono parente, amico suo, e subito vi si aprono tutte le porte. Altrimenti dovete aspettare tutta la domanda, prendere l'appuntamento e tutta la trafila. Invece quando conoscete chi è più, chi comanda o chi è vicino a chi comanda, quando avete la buona parola, allora tutto si può. Chiaramente non dobbiamo approfittarne, non dobbiamo fare i furbi, però se ci impegniamo a leggere questi libri e a cercare di capirli e di praticare quello che ci dicono, e a cercare di... Prabhupada diceva, il servizio migliore, il servizio più efficace è distribuire questi libri, dare questi libri a qualcuno, anche se loro non lo leggono, ma già l'atto che noi abbiamo dato questo messaggio e qualcuno lo riceve, è già un beneficio inconcepibile. Per noi e per chi lo riceve. Quindi questo posto, appunto, il segreto di questo posto è stato la distribuzione di questi libri, e continua a essere la distribuzione di questi libri e di questo cibo consacrato, di questo prasada. Quindi queste sono le due risorse di questo posto. E tutti possiamo partecipare. Chi più chi meno, secondo le proprie possibilità. Cristo non guarda chi fa di più, chi fa di meno, non c'è la carriera, non c'è l'arrivismo che c'è nel mondo materiale. Chiunque fa qualcosa fa parte della comitiva che sta tornando a casa. Poi magari se a volte il pullman può essere affollato, devi farti il viaggio in piedi, sei più scomodo, ma l'importante è essere sull'autobus giusto. Adesso ci sono i Flixbus, no? Col Flixbus vai dappertutto a costi molto bassi, no? Se prenoti in tempo. E noi siamo sul Krishna Bus, il Krishna Bus, che il biglietto si paga coi mantra, col mantra paghiamo, e abbiamo un servizio a bordo incredibile, prasada, musiche kirtan incredibili, la compagnia migliore, la compagnia dei devoti, delle devote, che è la cosa più bella che possiamo trovare, e la destinazione è fantastica. Quindi restiamo a bordo, anche se ogni tanto c'è un po' di curve, un po' di dossi, noi restiamo a bordo e continuiamo a cantare, a stare insieme. Ok, sono uscito dal tempo massimo. No, ma ho detto 7 ore di solito, anche 7 e mezzo. Sì.
fare delle... ho dei servizi da fare per su, quindi devo... poi dobbiamo prendere anche le riviste. Avete visto quest'ultima rivista che è uscita? Molto bella, con il Festival dei Carri, in prima pagina, ecco anche l'anno scorso. Chi avrebbe mai pensato che ci fosse un Rattaiatra a Torino? Eppure questo gruppo di estremisti religiosi è riuscito in pochissimo tempo a realizzare una cosa che era, non si era mai fatta prima. Quindi vedete, se ci si crede, se ci si impegna, Krishna fa i miracoli. Quest'anno sarà ancora più bello, sarà ancora più organizzato, più... magari verrà proprio la sindaco, il sindaco Appendino verrà. Sarebbe bello che facesse Prataparudra. Di solito il capo della città, a Jagannapuri, il re, prima che parte al carro, con una scopa non comune, perché essendo re c'è il manico d'oro, d'oro massiccio, spazza la strada in segno che per far capire che lui è un servitore del Signore, un servitore del Signore dell'universo. E quindi se il sindaco di Torino facesse questo, sarebbe veramente benedetta. Oh, ma anche se ci manda un rappresentante, siamo contenti lo stesso. Sì. Vediamo. Ok, vi ringrazio dell'attenzione, della partecipazione. Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna Torino ki jai, Sankirtan Yajna ki, Pancha Tattva ki, Guru Parampara ki jai. Corpe manamde.